Ciao, sono Bruno di Segem. Oggi in questo video ti parlo di serrature elettriche specifiche per cancelli automatici. Come al solito, se il video ti piace, metti mi piace sotto, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi video. Allora, il prodotto che ti presento oggi è rivolto soprattutto ai professionisti del settore perché è un prodotto molto specifico e si deve utilizzare in situazioni di impianti professionali. Il prodotto di cui ti parlo è un'elettroserratura per cancelli. Perché è specifica per cancelli automatici? Non perché nasca effettivamente dalla casa produttrice per i cancelli automatici, ma perché ha alcune caratteristiche che si sposano molto bene con l'automazione. La caratteristica fondamentale che si sposa con l'automazione è l'attrito praticamente pari a zero, quindi la forza che serve per far scattare e chiudere questa elettroserratura è sostanzialmente nulla. Perché questa caratteristica è particolarmente importante? Perché ti sarà capitato in altre occasioni con altre elettroserrature che quando il cancello sta chiudendo, e soprattutto i motori con antischiacciamento, quando arrivano verso la fine, l'attrito dell'elettroserratura, cioè lo sforzo che serve per chiudere l'elettroserratura, è così alto che magari ti fa intervenire l'antischiacciamento. Con questa elettroserratura non succede perché è talmente tanto poco la forza che serve che sostanzialmente il motore e la centralina neanche se ne accorgono. Il cilindro che viene dato in dotazione a questa elettroserratura è un cilindro europeo, quindi anche abbastanza sicuro, insomma, anche se le elettroserrature sui cancelli automatici, insomma, non è che vengono messe per la sicurezza, vengono messe, come sai benissimo, quando ci sono delle situazioni particolari come per esempio le ante lunghe, perché quando il cancello è completamente chiuso l'elettroserratura impedisce, diciamo, al cancello di ballare e quindi di magari andare a sforzare le staffe di ancoraggio del cancello. Questa elettroserratura si acquista così. Bisogna acquistare poi l'accessorio contropiastra perché questa elettroserratura può essere installata sia in verticale e quindi a terra, perché come puoi vedere, diciamo, con l'accessorio contropiastra a terra, diciamo, quando l'anta chiude arriva e si va a incastrare qui, oppure può essere montata in maniera classica, così, per orizzontale, con la contropiastra per il montaggio orizzontale. Il cilindro all'interno della confezione che trovi è solamente dal lato interno e non dal lato esterno, questo proprio per quello che ti dicevo, perché l'elettroserratura non viene installata normalmente per un motivo di sicurezza, più che altro per un motivo di solidità sulla chiusura. Se hai bisogno di avere anche il cilindro dalla parte esterna, caso bisognerà acquistare un cilindro di tipo europeo che abbia sia la parte interna che la parte esterna. Questa elettroserratura esiste nella versione 12 volt con bobina 12 volt e con bobina 24. Quelle a 12 volt sono disponibili pronta consegna, quelle a 24, che sono molto più rare e specifiche, sono disponibili su ordinazione. Questo prodotto lo puoi trovare sul nostro sito shop.segema.it, trovi il link sotto nell'info box, oppure se sei nella zona di Roma puoi venirci a trovare in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino. Come al solito, se il video ti è stato utile e ti è piaciuto, metti mi piace sotto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere aggiornato. Ciao!